Benvenuto, buon pomeriggio. Lo spettacolo di oggi è imperniato su due delle manifestazioni che di solito noi teniamo. Il Bendis, che ormai fa parte della nostra cultura, ormai è una tradizione tutti gli anni, noi a novembre presentiamo il Bendis. Che cosa costituisce il Bendis? Sono dei gruppi del nostro corpo musicale, anche esterni, che si associano a noi, e fanno delle esibizioni singole, quindi avremo modo di apprezzare questi gruppi che si esibiranno a poco. Da un paio d'anni però abbiamo combinato questo tipo di spettacolo con il master class che noi teniamo dall'anno scorso. L'anno scorso è stato dedicato ai clarinetti, quest'anno agli ottoni, però c'è stata anche una ripetizione, un nostro docente ha tenuto proprio in questi giorni un masterclass presso il comune nell'aula della giunta comunale con i clarinetti. Quindi si sono tenuti i corsi per gli ottoni. Il maestro docente di questi è Emanuele Manginzali, dovrebbe essere qui tra il tra la nostra direzione, tutti i docenti, abbiamo sicuramente, certamente il maestro Mauro Ciccarese, che quindi lo spettacolo si svolgerà con i vari gruppi e la conclusione sarà tenuta ovviamente dalla class degli ottoni. Io prendo l'occasione per ringraziare il Comune di Meda innanzitutto per l'ospitalità che ci dà in questo luogo e per il patrocinio. Poi devo fare una raccomandazione, cioè ringrazio chiaramente tutti quelli che hanno contribuito alla organizzazione dello spettacolo. Vi auguro un buon ascolto, penso che sia una cosa molto divertente perché ho avuto modo di assistere agli altri precedenti e tutte le volte sono delle espressioni simpatiche del nostro corpo musicale. Vi raccomando una cosa, mi dispiace di dirlo qui, però insomma, se potete darci una mano, perché visti i tempi, la contingenza economica, tutto quello che è come tutte le associazioni, anche il corpo del musicale Santa Cecilia è un po' arranca. E quindi noi abbiamo pensato di mettere all'ingresso, abbiamo i biglietti della lotteria che quest'anno, diversamente dal solito, terremo l'11 di gennaio, in occasione del concerto in occasione del concerto di Natale che terremo alla Meda Sud, all'oratorio della Madonna di Fatima. Io lascio il microfono al nostro maestro Mauro Ciccarese, che vi esplicherà il seguito della manifestazione. Di nuovo buon divertimento e buon pomeriggio a tutti. Cosa sono queste disuguaglianze? Bene, cominciamo questa nostra manifestazione che si è ripetuta ormai da diversi anni. Gli affezionati sanno già che cosa succede in questo tipo di concerto. I nostri componenti del corpo musicale Santa Cecilia si esibiscono in una modalità diversa, solistica oppure di piccolo gruppo, in modo da valorizzare un po' tutte le loro varie qualità.
Cominciamo questo nostro concerto con un veterano di questa di questo tipologia di concerto, che è il nostro percussionista Mauro Salvador, che vediamo un applauso. Applauso che dopo quindi sentiremo dopo l'esibizione. Lui è frutto un po' della nostra scuola allievi, che però ha avuto però un percorso, diciamo, più importante successivamente. Infatti poi ha frequentato l'osservatorio e proprio il mese scorso si è diplomato in percussione. Quindi la nostra esibizione è stata... Ci presenterà un brano di un compositore olandese, un percussionista, guarda caso, il nome suo nome è Ruud Wiener, e la composizione è Amsterdam Avenue.
La nostra banda Santa Cecilia si esprimono in questo concerto in modo diverso, ma non solo loro. Abbiamo avuto una sorpresa, perché è stata una sorpresa dell'ultima ora. Noi all'interno del nostro corpo musicale abbiamo anche la banda giovanile. Anche loro oggi hanno voluto essere presenti con una formazione inedita, la loro prima esibizione su questa forma, e si sono dati anche un nome importante. Il loro nome è I Fiati Pesanti. Clarinetto, Loris alla tromba e Riccardo al sax contralto. Grazie al loro maestro Mauro Salvador. Ci faranno sentire un brano tratto dal famoso film Harry Potter. L'autore di questa colonna sonora è il famoso John Williams. Ritorna
Mauro Salvador, Salvador, disciplina da centro, con un altro pezzo sempre al vibrafono, questo strumento particolare che ha una sonorità, vedete, molto ricercata, molto raffinata, si chiama appunto vibrafono. E ci proporrà, questa volta è un compositore americano, molto attivo, nonostante ormai abbia superato anche la settantina d'anni, ma ancora scrive, incide e suona, sintomo che la musica in qualche modo allunga la vita. Si farà un brano dal titolo Looking Back. L'autore di questo brano è David Friedman. Thank you.
volete un bis, perciò facciamo la musica a tempo. La normalità, Thank you.
È la volta di un compositore belga, molto attivo nella musica per strumenti a fiato, recentemente scomparso, quindi lo ricordiamo anche in questo concerto. E il titolo di questo brano è It's Showtime. Il suo nome è Andrea Pagnini. Thank you.
prima di presentare l'ultimo brano della loro iscrizione, vi presento i personaggi che fanno parte di questo ensemble. Marco, Francesco, Valeria, Lidia, Maddalena, Giampiero, Patrizio, Alessia, Veronica, Marica e Lara. Lara, tra l'altro, è il primo concerto che fa con noi, quindi per me è un momento oggi un po' così. L'ultimo brano che vi presento è di Antonin Dvořák, un compositore boemo del fine 800. Il titolo è Tanza Slava. Lui ne ha composte 16 arrangiate per orchestra, loro vi proporranno la numero 1, ovviamente arrangiata per l'esame di Clarinetto. Veniamo al motivo del nostro concerto, ovvero il saggio finale, diciamo, del masterclass per ottoni tenuto da Emanuele Magistrali. C'è stato un passaggio ideale per gli studenti che l'hanno fatto l'anno scorso verso l'altro ensemble, quello di ottoni, che appunto viene presentato quest'anno. Gli ottoni che vedete non sono tutti i componenti del nostro corpo musicale, ma abbiamo aperto le porte, diciamo, anche ad altre realtà musicali, e sono venuti un po' da diverse porte della Lombardia. Dopo vi presenteremo tutti e vedremo esattamente anche la loro provenienza e la loro esperienza musicale. Rompono il ghiaccio, grazie, lo vedete, con un brano famosissimo di William Byrd, e il suo titolo è Oxford March. Thank you.
suonando brani che hanno studiato praticamente da ieri. Ieri hanno cominciato le loro lezioni mattutine, diciamo, con il primo approccio, la prima conoscenza, e hanno nel pomeriggio, poi anche stamattina, studiato questi brani che oggi vi presentano in concerto, appunto. Il secondo brano è una serie di danze, tre danze per la precisione, di Tilman Susato. Sia il brano precedente che quello che ascolteremo adesso sono brani che fanno parte del repertorio del tardo del Rinascimento, inizio barocco, quando questi strumenti cominciano ad essere utilizzati con una certa frequenza. Prima di questo periodo gli ottoni non erano così diffusi, diciamo. Queste tre danze sono, da memoria, un rondo, un salterello e una pavana. A voi di Tilman Susato, tre danze. Il prossimo brano vi presento chi è Emanuele Magenzale, perché ha già sono nominato a livello appunto di anagrafe, ma non esattamente chi è dal punto di vista musicale, oltre ad essere un carissimo amico.
Lui si prova in tromba nel 1996 presso il Conservatorio di Mantova con il maestro Andrea Giuffredi. Inoltre, successivamente, si diploma anche in strumentazione per banda e direzione di orchestra fiati presso il Conservatorio della Svizzera Italiana con il maestro Franco Cesarini. Dal 1996 collabora con varie orchestre liriche e sinfoniche, tra cui ricordiamo l'Orchestra Filarmonica di Udine, Cantelli di Milano, la Uito sempre di Milano, la Stabile di Bergamo, il Teatro Coccia di Novara, la Filarmonica Italiana di Piacenza e la Fondazione Toscanini di Parma, Teatro Reggio di Parma e Teatro Comunale di Modena, insomma dappertutto. Dal 2004 al 2008 ha collaborato stabilmente con l'Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi, e dal 2009 invece è stato assunto come prima tromba della Civica Filarmonica di Lugano, diretta dal maestro Franco Cesarini. Inoltre nel 2009 ha vinto anche il concorso per direttore artistico della Filarmonica Carcaschese, per chi non la conosce è una delle società più in voga del Canton Ticino, e attualmente che attualmente appunto dirige. Da settembre del 2013 è direttore artistico della mini banda della Filarmonica Carcaschese. Dal 2014 è anche insegnante di educazione musicale, musica di insieme e tromba presso la scuola secondaria di primo grado Preziosissimo Sangue a Monza. Dal 2009 a oggi è anche docente presso i corsi musicali della Civica Filarmonica di Lugano. Dal 2010 è docente di tromba per i corsi di perfezionamento della Federazione Battistica Ticinese, si chiama FEBATI, con sede a Bellinzona, sempre in Svizzera. Dal 2008 è docente di tromba presso l'Accademia Clara Schumann di Ogiattico Masco e dal 2008 al 2014 è stato anche docente di tromba presso il Centro Formazione Musicale a Varasso, provincia di Varese. Nel luglio del 2016 è insegnato tromba e musica insieme per lo stage estivo della Bima Lombardia a Casarco. Finiamo. Nel mese di luglio 2013, 14, 15, 16, ormai più da 4 anni, ha tenuto dei masterclass e musica insieme presso l'associazione musicale Ticino Classica a San Benedetto del Tronto. Finito? Posso quindi presentare il prossimo. Vi presentiamo adesso il prossimo brano, che è un brano esclusivamente suonato dalle trombe. È un brano di Modest Mussorgsky ed è La grande porta di Kiev, arrangiato per solo trombe. Abbiamo nominato tanti compositori di origine straniera,
forse non tutti sanno che ci sono anche dei compositori in questo periodo, il primo, dicevo, tanto recitamentale fino al primo barocco, che hanno scritto per questi strumenti. Fra tutti, famosissimi, soprattutto all'estero, almeno in Italia, sono Andrea Gabrieli e Giovanni Gabrieli, erano rispettivamente zio e nipote, hanno scritto tantissima musica per strumenti a fiato e loro lavoravano soprattutto a Venezia, nella cattedrale di San Marco, dove sfruttavano anche le sonorità tipiche di questa chiesa. Adesso vi presenteranno una famosissima canzona, si dice proprio in questo modo, dal titolo Spiritata. Thank you.
Si vedeva, penso, anche proprio questi giovincelli che sono tromboni così, mi sono veramente divertito un sacco, oltre a loro come tutti gli altri, però loro sono evidenti perché è uno strumento talmente raro, però negli ultimi anni sta avendo una buona diffusione, ma poi soprattutto così giovani, sicuramente quell'entusiasmo hanno anche a me arricchito, quindi anche per me è stata veramente una bella esperienza. Anch'io mi unisco a Mauro e agli altri per un bel applauso a questi giovani che hanno dimostrato. Ricerca un modo, ho cercato di dargli un po' di informazioni che ho imparato io negli anni nel suonare, quindi questo era principalmente il motivo di incontro, e poi poco tempo questo riuscite a creare anche un piccolo ensemble equilibrando quelle cose. È stata proprio una bella esperienza, grazie veramente. Momento ufficiale, prevedo adesso la consegna dei diplomi riguardo a questo master che abbiamo appena fatto. Allora, chiamiamoli uno per uno, così potete anche conoscere voi. Abbiamo Bassan Jacopo. Alla trompa,
Lui in questo momento è il anche lui giovanissimo, Minotti Gianni. Allora, lui proviene dalla banda Giuseppe Verdi Cannago, Perlica Francesco. Abita a Milano, però a tutti i giovedì noi ce l'abbiamo sempre presente nelle nostre prove, quindi fa del nostro corpo musicale, Scarpelli Nunzi. L'alfabeto, abbiamo Valentino Matteo che arriva da San Donato. Il nostro master si conclude qui, però ovviamente chiediamo un piccolo bis da parte nostra del Samba. Vi salutiamo tutti, vi aspettiamo alle prossime iniziative della Santa Cecilia di Pende e per quanto riguarda Bendix al prossimo master che sicuramente riusciremo ancora a organizzare l'anno prossimo. Grazie ancora.